non è partito, è partito molto lentamente. L'ascensore del 1900. Dico che si blocca. Ansia. Mamma, sono io, siamo bloccati in ascensore. Saluti. Sì, è finita, sì. Apro. Via. Questa cosa è paura. Vestirsi male per... Hanno detto che hanno le giacche più belle delle mie. Speriamo. La gara di giacche questa sera. Ma loro non sanno che io ho le magliette. Però gliele voglio dare. Chissà se riconosceranno i personaggi delle magliette. Ovviamente si tratta di pezzi unici. Gente che non si trova in genere sulle t-shirt. Ad esempio il grande musicista Robert Fripp. Se lo riconoscono, se lo aggiudicano. Non è tutto da loro. Oppure l'eroe degli anni Ottanta, Giorgio Moroder. Chissà se lo riconosceranno. Oppure Dio. Ma sei quasi più bello di noi. No, siete quasi più belli di me. Se voi volete potete prendervi anche la roccia, che avete già le vostre giacche. Quella è la vostra divisa, assomiglia un po' a questa. Che belle. Ma dai, ma questo è pigiama mio. Sì, ma io lo penso che te le sfonderei proprio. Beh, ma le giacche si devono sfondare in fondo, no? In sfondo. Cioè, l'ultima che ho fatto è questa, che adoro. È un chiodo frac. Per dirigere l'orchestra. Che tamarro. Dai, chiodo frac. Ma le disegni tu proprio? Sì. Allora ci devi disegnare le giacche nuove. Ma volentieri, dai. Ma volentieri, sì. Veramente. Ma di brutto. Ma sarebbe un onore, guarda, veramente. A parte una che voi... la devi fare un po' da panzone, perché io sono cresciuto col fisico non glam. Che non si allaccia, quel che fa. Perché le fate queste giacche? Perché le facciamo? No, per continuità, la prima avevamo delle giacche napoleoniche. Ma come mai ci avete questo stile qua? No, perché... tutto per caso. Abbiamo fatto la nostra prima data e ha funzionato. Allora proprio per alchimia. Ma in che senso funziona? Cosa vuol dire? Ma che quando sei in camerino sei ancora un pirla, poi ti metti questa e ti senti una persona seria, sali sul palco ed è un'armatura bella. Però non riusciamo a metterci i jeans sotto, perché se dovessi metterci tutto in gingheri. No, appunto, no, non riusciamo a mettere K jeans sotto. Vabbè, ma i K jeans sono... I K jeans! Credo che parte del successo che avete avuto anche un po' l'immagine, adesso non nel senso proprio della giacca, però del modo in cui uno si pone in tutto. No? Però vi volevo dare delle t-shirt, allora, soltanto se riconoscete i personaggi ritratti. Per esempio... Sono pezzi unici, eh? Ma che brutto. È brutto? È Bonolis, tra 2 anni. No! Io non farei mai una maglietta con su quello. È Robert Fripp dei King Crimson. Ma è Fripp? È Fripp, ragazzi. Ma allora, non ve lo meritate. No, vediamo se siete atei o riconoscete Dio. È Re Sole. Ragazzi, Johann Sebastian Bach. Ma sì, dai, questo ci arriva, ma c'è sui cioccolatini anche. Secondo me bisogna essere un attimino meno rock and roll. È più ultravox, tipo come intenzione. Okay. Cioè, nel senso, il Charleston, non dare accenti. Cioè, non cerca di... Cioè, di non sentirlo col groove, ma cioè, di farlo un attimino con le chiappe strette. Cioè, e il rullante in mezzo, proprio, non a bordo. Perché così viene più... Un po' più così. E anche quando faccio io, non faccio... Cioè, non lo suono come se facessi rock and roll, lo faccio... Puntato, esatto, più puntato è meglio è. Allora vado di plettro chiuso. Esatto. Perché vabbè, sarebbe anche che se noi fossimo tutti belli puntati, il basso sta bene anche. No, non è bello slamperato. Faccio anche una bella. Però è. Più che altro, secondo me, l'intenzione deve essere estrema, sia nella direzione del.
tutto legato, oppure quindi vai di crash, cioè al limite possiamo fare una cosa così, cioè fare due sì, saltoni grossi di dinamica, mettere la marcia. Ah, ma basta che stiamo effettivamente un po' più glung quando siamo così, va bene. E quando sgasiamo, sgasiamo di brutto. Siamo vergogna d'essere, dell'esserci, a pensare noi che eravamo inferni, incorporati nel dimentico, stare della sera dindondante, inquieti aborti vellicati da prurigine, la sola che fastidia. I morti dal rigore, presto inumati, tardi, la vita della vista, un nervulo ne fa volere i sensi, altri coacta nell'affanno geroglifico dei segni indovinelli, a districare le voci, i suoni torcersi in figura, imitare, ammirare, ritratti, com'è bella. Adagio quale, virtuale, ma che importa? Fantasmata, altra visione cieca si è invaghita. Altra visione cieca si è invaghita, quest'altra è svestita di io, quasi violenza, a contristare le dame sbigottite, nudità pagane, membra braccia protese in l'impetrato sforzo, dall'orgia che è affollata a svellersi, ah, la vita buon'anima che è arte, croce rossina imbellettata, ostinata megera nell'obitorio sonnambulo dei corpi spensierati. Cigolare stridente calpestio sinistro, strepitare aspro ronzio, insistito, frignare, bebè bersante acuto, chiasso, impunito, imbestiata ressa delle genti incollate da protervia. I suoi accordi trascrive, che si finge ispirata e non è che stremata, volente, inconsolato lutto, è l'oblio che muore. She's a model.
Un applauso. Uno. Siamo i ministri. La scelta dei Kraftwerk. Perché in qualche modo ci siamo sempre posti Berlino come e anche la Germania come un modello sano a cui l'Italia potrebbe aspirare, e più semplicemente un posto dove fuggire. Quindi diciamo tutto quello che è tedesco in un certo senso, anche se siamo probabilmente le persone meno tedesche del mondo, abbiamo un batterista che si chiama Michele Esposito, fate voi. La scelta dei Kraftwerk è stato proprio un traguardo ideale a cui non arriveremo mai. Aspetta un attimo, che magari esce la foto porno. Italian amateur. Italian singer amateur. Facciamo un anagramma, dai. Un anagramma dei ministri. Ministri. Ministri può venire fuori adesso, diciamo, con massimo di due parole nella lingua italiana. Vai. Intrismi. Dimmi il tuo nome e cognome, vedi cosa abbiamo fuori. Ho tre nomi e due cognomi. Vai. Allora, Davide. No, vabbè, dai, solo uno, dai, Davide. Davide. Autelitano. Autelitano? Sì. Cioè, Teletos, ma è greco il tuo cognome? Vabbè, sì, è di origine calabrese, quindi Magna Grecia. Sì, Magna Grecia, Magna. Allora, addiventavo leati. Che vuol dire? Addivenute oliata. Adiuvante. Mi minore!
petroliera. Di solito siamo sempre molto quadratoni, molto legati a strutture e cose, però abbiamo sempre e creiamo i nostri dischi improvvisando fondamentalmente, cioè ci mettiamo in sala prova, suoniamo tantissimo, registriamo magari qualcosa e poi da di là viene fuori un nostro pezzo. Quindi sull'improvvisazione non ho mai paura, anche perché se l'empatia con gli altri componenti del gruppo è forte, ci si guarda in faccia e si capisce cosa sta per succedere. Io volevo chiedere se si poteva rifare, perché ho fatto una cagatissima all'inizio. Tu hai fatto una cagata? Sì, totale proprio. Beh, non sei l'unico. Io la farei lentissima però, perché questo pezzo veramente, guardate che ha delle proprietà nascoste, forse lo sapete. E chi lo sa poi come è fatto il petrolio, non era meglio darsi un contegno, tutti amano l'odore di benzina alla mattina, e chi lo sa poi come è fatto il petrolio, non era meglio darsi un contegno, a tutti piace l'odore di benzina alla mattina. Del resto, chi non piace l'odore di benzina alla mattina, ragazzi? Noi adoriamo stravolgere i nostri pezzi generalmente, anche perché pezzi che sono particolarmente, alcuni quasi metallari, mi verrebbe da dire, nascono come ballate, quindi in qualche modo noi consideriamo una canzone come proprio uno scheletro e dopo l'abito che gli ci si mette sopra, anzi guarda, ci sono alcuni che abbiamo suonato, non so, l'anno scorso 110-115 volte dal vivo, e poterli fare in una maniera diversa con altra gente che ci mette delle note dentro è una cosa gran bella. Presentiamo innanzitutto i ragazzi, che sicuramente sono molto famosi perché hanno un pubblico che li segue ovunque, cioè nel senso che avete il cosiddetto zoccolo duro, che
che hanno in genere quelli che suonano dal vivo e le band. Cioè, raccontatemi un attimo com'è la situazione vostra, cioè, che voi vivete in tournée. È quella cosa lì. Andare in giro in furgone, fare un sacco Attualmente siamo in 9 su un furgone che in teoria ne terrebbe forse 8. Quindi però, più tutta la strumentazione. Siete dei fuorilegge. Siamo assolutamente... Non abbiamo ancora comprato le catene. Beh, ma la musica all'inizio è sempre fuorilegge. Voglio dire, noi abbiamo fatto 3 anni da fuorilegge su praticamente qualsiasi cosa, cioè dalla SIAE a quant'altro. Dopo pian piano. Però non potete dire tutto. Vabbè, però si nasce così, vabbè, ogni gruppo nasce che voglio dire che c'hai il locale che cerca di fare i soldi su di te, cerca di fare tutto su di te, quindi un gruppo nasce nell'illegalità, nel bene e nel male. Dopo diventare un po' più grandi vuol dire arrivare alla legalità anche. Ma voi avete dei riferimenti abbastanza simili ai miei, cioè Battiato. Assolutamente. Mi piace? Battiato sì. Tantissimo. E tu scrivi testi per cui Battiato, come mai ti piace? Cioè, cosa ci trovi? Ma ci trovavo prima di tutto il fatto che riuscisse a usare l'italiano e riuscisse a usare delle parole che nessun altro sarebbe riuscito a usare. Cioè, uso un italiano diverso, cioè ha tirato fuori delle parole che nessun altro sarebbe riuscito a mettere sinceramente in un testo. Effettivamente è abbastanza strano, E questa cosa è incredibile, cioè secondo me, riuscire a far cantare delle cose che altrimenti... Incantabili, sì. E incantevoli. Però rimanendo tantissimo pop al tempo stesso, sì. Che quella lì era, secondo me, il vero pregio. Ma cos'è il pop? Cos'è il pop? E il pop è riuscire ad arrivare in una maniera, secondo me, molto semplice, diretta, utilizzando delle melodie di fatto forti, però che non si sputtana, perché c'è pop e pop. Che vuol dire secondo me? Secondo me in Italia c'è una cultura di pop sputtanato. Beh. No, ma c'è semplicemente... No, Battiato secondo me è l'esempio proprio che calza pennelli, sì, quella cosa non... pop che alla fine... Pop, non però... avendo mai sbagliato una melodia, credo. Non ha fatto soltanto il pop, in realtà ha spaziato. No, all'inizio, figure. Ma io ce l'ho a casa tutti, ciò da... Mia. Da Click a Fetus alle corde di Aries, proprio. Il suo insegnamento per me è questo: fai quello che ti interessa, cioè ti interessa a te proprio come uomo, come fruitore anche di musica, come spettatore. Hai le borse sotto gli occhi, come ti trovi?
Alexanderplatz di Battiato è un pezzo che abbiamo eseguito coverizzandola per la prima volta in un'occasione abbastanza particolare, ovvero quando i nostri fan avevano organizzato per noi una data a Berlino, e allora noi per celebrare, diciamo, questo dono alla fine dei fan che addirittura si mobilitano per organizzare alla propria, chiamiamola, band del cuore una data addirittura fuori dall'Italia, cosa che per noi, essendo una band rock in italiano, era molto difficile uscire e andare fuori dalle Alpi. Allora, appunto, come tributo a loro avevamo fatto Alexanderplatz, e a quel punto, cioè, a parte il fatto che siamo tutti estimatori di Battiato, abbiamo detto: perché non riproporla anche oggi insieme a Morgan, che sicuramente è battiatoso quanto noi, se non più di noi addirittura. Voi siete veramente una realtà interessante in Italia, cercate, lo so che non lo farete, di non sputtanarvi e di rimanere, come dire, proprio senza guardare le distrazioni che sono la televisione, successo, Morgan, il taglio di capelli, le giacche, tutte queste cose non devono interessarvi. È la musica. Voi suonate tutti gli strumenti, tutti voi suonate tutto più o meno, siete polistrumentisti. Quella, se si mette le mani su un piano, diciamo che... Se c'è qualcuno davanti che non è musicista, puoi fargli credere di suonare il piano, suoni lentissimo. Ma no, no, io sul piano no. Tu sul piano. Ma com'è no. Che avete, cioè nel senso che avete studiato conservatorio oppure autodidatti? Com'è la vostra? Io sono per esempio completamente autodidatta. Fino a 20 anni ho suonato su un pezzo di plastica perché non c'avevo i soldi per comprarmi la batteria, quindi... No, io autodidatta 100%, cioè devo dire che era più l'urgenza di voler far qualcosa, cioè che poi mi portava a strillare a 16 anni le canzoni di Nirvana. Quello. Ma siete coetanei? Sì, sì. Sì, sì. Noi siamo tutti amici di scuola da oramai una decina d'anni, anche di più forse. Sì. Avete fatto il liceo insieme? Sì. Praticamente sì. Anche perché sennò non potresti andare avanti facendo la vita nostra se fossi tra professionisti o tra estranei, con i pochi soldi che girano diventeresti scemo. Ma vi mantenete? Riuscite a mantenervi? Paghiamo le bollette. Sì, riusciamo il a pagare pelo. Le bollette. Al pelo. Ma non con dischi però. No, che sei matto. Con i dischi. Con i live. Ma diciamo che abbiamo creato un rapporto col pubblico del tipo che anche, non so come dire, anche se saliamo sul palco, ci mettiamo le giacche e così via, il pubblico sa di potersi relazionare con noi in una maniera super tranquilla. Gestiamo tutti i contatti, i siti, le cose, il dopo banchetto, cioè facciamo i normaloni, eppure... Normaloni? Facciamo i normaloni. Che potrebbe essere un nome per un album. Ma guarda che è un ottimo nome. Facciamo i normaloni. Un progetto di sé, quelle band un po' parallele, trasversali, no? Con dentro due elementi della sintesi, uno dei versus, quell'altro dei... Ma pazzesco, sono tutti qua presenti. Dicevi, scusa, ti ho interrotto. Ma no, che all'inizio sembrava che un pochettino, anche quando abbiamo avuto il contratto con l'Universal, che... il crescere volesse dire diventare un po' più preziosi, togliersi dalla scena, non farsi vedere. Io penso che per come è messa l'Italia, il mantenere un rapporto di fiducia e di normalità per tutto quello che non è il palco, invece è una cosa che oggi, cioè, la gente ne ha bisogno. Sì, ma cioè, aiuta bisogno anche noi stessi. Ma se la sacca, ormai c'è cioè la frase di rito che è: se decidi di fare musica oggi, hai deciso di intraprendere una missione. Come fare il prete 30 anni fa, ti dico, sì. Come fare anche l'insegnante, per esempio. Cioè, però poi il rock and roll è una festa alla fine. Ti accorgi che quando fai concerti c'hai davanti gente che fa solamente casino. È la vita proprio bella. Cioè, alla fine ti accorgi che comunque, almeno io, cioè, penso che sia il lavoro più bello del mondo. No, assolutamente. Cioè, sennò non lo faremmo. Ci sei un genio.
Ragazzi, con questo sole non si vede proprio niente, con questo assolo, cioè. Quando ci hanno chiamato e ci hanno detto di fare questa cosa insieme a Morgan, beh, la mia reazione è stata di grande stupore, anche perché comunque devo dire che per come è Morgan è sicuramente una persona che ha un gran background rock, sebbene comunque a livello di genere fa tutt'altro rispetto a quello che facciamo noi. Quindi era proprio la curiosità di sposare queste due cose insieme che era particolare, quindi diciamo che non c'è stato alcun momento di esitazione, abbiamo proprio accettato al volo anche con estrema gioia. Io c'ho il cono. Che vuole? Cioè dove vuoi? Che fai delle note dell'accordo proprio. Sempre fa sempre più larga, no? Per dire. L'importante è che decidiamo il fonema, perché se no fa schifo, se uno fa U, l'altro fa A. Per cui secondo me è bello se diventa. Se vuoto.
quietest breather. You and I underneath the sky that's ever falling down, 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 ever falling down. Through the day, as if on an ocean, waiting here, always failing to remember why we came, came, came. I wonder why we came. Da Janelle Monet. Chi è? Janelle Monet, quella che fa tutti i ballettini con... Sì, ma sembra un vestito al contrario. Cioè, questa è la schiena. No. Così per andare a prendere la maglietta. È uno dei due Daft Punk, finalmente si è tolto il casco. Thank you.
la canzone più lunga del mondo. Siamo nel Guinness dei primati, ragazzi. Bella lì. By This River di Brian Eno, che è una delle cover che facciamo stasera, è uno di quei pezzi che quando me l'ha proposto Morgan al telefono, sinceramente gli ho detto no, quello no, ti prego, perché penso che sia uno dei miei, uno di quelli che vorrei al funerale, tipo, come, come tipo di brano, quindi avevo paura di proprio di toccarlo, di prenderlo in mano. By This River di Brian Eno non era un pezzo che noi consideravamo, diciamo, tra i papabili in rosa, e invece quando ce l'ha proposta io personalmente mi sono sentito davvero ricoperto di una bella grossa responsabilità, insomma, è un pezzo davvero importante. Ragazzuoli, facciamo l'ultimo pezzo vostro che mi piace molto, direi che è la mia preferita. Signore e signori, questa sera sono stati con noi i ministri, i veri ministri. Yeah.
grazie mille, ragazzi. È stato un piacere. Reciproco. Bellissimo. Ma dite che violenza sti campionamenti. Hollywood. Ma tutti e tre altri, ma perché? Ce n'è anche uno grasso. Vediamo se indovinate chi è. Scusate, è indovinato subito. The fat one. No, ma ce n'è uno che ha le gambe lunghe. Tu c'hai le gambe troppo lunghe. No, no, just hai un busto corto. No, sì, sono come i Muppets. Come un Muppet tirato su. Oddio, mi dice.